Benvenuti sullo strano canale. Un cantante si sta esibendo su un palco quando qualcuno tra la folla gli passa un biglietto con una chiara minaccia di morte. Questa è la storia di Chalino Sanchez. Il 16 maggio 1992 un cantante si sta esibendo sul palco in un locale di Culiacán, il Salón Bugambilias, quando uno spettatore gli allunga un foglietto che lui legge mentre il brano musicale prosegue con la parte in cui non è prevista la sua voce. Non tradisce alcuna emozione particolare mentre legge ciò che è scritto sul foglietto. Gli rimangono poche ore da vivere, perché su quel pezzo di carta qualcuno gli ha annunciato la sua morte. Chi è questo cantante e perché lo vogliono morto? Cominciamo dall'inizio. Rosalino, detto Chalino Sanchez, nasce il 30 agosto 1960 nello stato di Sinaloa, che fa parte del Messico. Il più piccolo di sette figli vive con la famiglia in un modesto ranch. Quando ha 7 anni, una delle sorelle viene violentata da un criminale locale chiamato El Chapo. Non il famoso narcotrafficante messicano, ma un tipo poco raccomandabile con lo stesso soprannome. Anni dopo, quando Chalino ha 15 anni, vede l'uomo che ha abusato di sua sorella a una festa all'interno del ranch. Senza parlare, gli si avvicina, estrae la pistola e gli spara dritto in testa. Nel 1977 lascia il Messico e si trasferisce da una zia a Los Angeles. Si guadagna da vivere raccogliendo verdure e frutta nei campi e poi come venditore di automobili. Da ciò che si sa, passa poi a lavorare con suo fratello Armando come poiero, letteralmente contrabbandiere, anche chiamato coyote, vale a dire una persona che aiuta gli immigranti ad attraversare illegalmente il confine tra Messico e Stati Uniti. Nel 1984 Armando viene ucciso nell'hotel Santa Rita a Tijuana, in Messico. Chalino elabora il lutto scrivendo la sua prima ballata in memoria del fratello e intraprendendo la carriera di paroliere e compositore. Negli anni Ottanta gli Stati Uniti vedono la nascita di un genere musicale chiamato gangster rap, portato avanti da artisti che glorificano la violenza e l'uso delle armi e non solo nelle canzoni. L'equivalente messicano di questo genere è chiamato narcocorrido, letteralmente ballata sulla droga, che utilizza basi ritmiche ballabili come la polka, il valzer o la mazurka. I luoghi che si trovano lungo il confine tra il Messico e gli Stati Uniti sono quelli dove viene maggiormente suonato. Nei testi si parla di attività illegali come il traffico di droga, di omicidi e della ribellione verso le leggi imposte dalle autorità. Molto spesso si descrivono episodi reali, includendo date e luoghi. Chalino fa parte della schiera di artisti che portano avanti il narcocorrido, aggiungendo però molti elementi sentimentali e romantici. Il brano dedicato al fratello Armando comincia così. Il 5 dicembre all'una del mattino, all'hotel Santa Rita nella città di Tijuana, ti hanno sparato senza darti il tempo di fare nulla. Il pubblico si innamora di Chalino perché dà voce alle molte vittime di omicidi legati al mondo della criminalità, denunciando senza troppi giri di parole, anche se non fa i nomi, chi li ha commessi, chiamandoli vigliacchi. Per un certo periodo Chalino è ospite della prigione di La Mesa a Tijuana, anche se il motivo rimane poco chiaro. Mentre si trova in prigione, scrive canzoni su commissione, accontentando il desiderio degli altri detenuti di essere immortalati in un brano musicale o di omaggiare parenti defunti. In cambio riceve denaro o favori particolari, come per esempio essere protetto dagli individui più pericolosi della struttura. Quando esce, continua l'attività di cantautore su commissione, per conto di piccoli trafficanti di droga e abitanti del posto considerati dei duri. In cambio chiede collane in oro, orologi costosi e pistole con il calcio finemente lavorato. Nel 1984 sposa Marisela Vallejos, quando lei è già incinta del primo figlio, Edan. Pian piano i clienti di Chalino non si accontentano più di ricevere una copia dei testi scritti. Vogliono delle vere e proprie registrazioni delle sue canzoni da poter ascoltare quando vogliono.
Così nel 1987 Cialino ingaggia una band locale di musicisti, lo Squattro della Frontera, completa di cantante, e li porta allo studio San Angel Records, gestito da Angel Parra. Cialino non è per nulla soddisfatto di come la band interpreta le sue canzoni e prende il posto del cantante, cominciando a istruire i musicisti su come suonare la musica. Da lì il suo nome comincia a diventare popolare tra gli appassionati di ballate di quel tipo. Rimangono comunque troppo esplicite per essere trasmesse alle radio di Los Angeles, ma Cialino non si scoraggia e distribuisce i nastri presso autolavaggi, negozi dell'usato e tutti i bar che accettano di inserire la sua musica nella playlist che fa da sottofondo per i clienti, lasciando alcune copie degli album completi a disposizione nel caso ci sia qualcuno interessato a comprarli dopo averne ascoltato degli estratti. Sono soprattutto i così chiamati ispanici americanizzati, cioè la generazione nata da messicani immigrati negli Stati Uniti, ad appassionarsi alla musica di Cialino. Tramite i suoi brani, i giovani si avvicinano alla cultura dei loro avi messicani. Il 19 dicembre 1991 Cialino si esibisce per la prima volta presso El Parral, a Southgate, una città della contea di Los Angeles. Accorre così tanta gente che a un certo punto è necessario chiudere le porte del locale per evitare il sovraffollamento. Per sua stessa ammissione, Cialino non ha una grande voce e le critiche da parte degli esperti non mancano. «Io non canto, abbaio», dice Cialino. Ma canta con il cuore e i suoi testi raccontano il mondo oltre confine con spietata sincerità. I nightclub che lo ospitano nei weekend fanno sempre il tutto esaurito, arrivando a pagarlo dai 10.000 ai $15.000. I suoi concerti sono chiassosi, con le persone che spesso salgono sul palco per abbracciarlo e ballano fino allo sfinimento. Di solito all'inizio della sua performance, Cialino nomina ad alta voce i suoi amici tra la folla o persone di dubbia fama, temute e ammirate allo stesso tempo, che individua tra i presenti. Il 20 gennaio 1992 Cialino finisce sulle prime pagine dei giornali per un incidente che avviene durante un concerto al nightclub Los Arcos di Coachella, in California. Un uomo di nome Eduardo Gallegos, 33 anni, sale sul palco armato di pistola. Sembra ubriaco o sotto l'effetto di qualche sostanza illegale. Si rivolge a Cialino sventolando l'arma. Quest'ultimo, spaventato, estrae la propria e spara a Eduardo, che prima di cadere a terra riesce a premere il grilletto a sua volta e a colpire Cialino al petto. Altri tirano fuori le pistole e ne nasce una sparatoria che lascerà a terra 10 feriti e un morto. Eduardo Gallegos sopravvive e viene condannato a 15 anni di carcere. Dopo un delicato intervento, anche Cialino è fuori pericolo. Non viene perseguito penalmente, poiché il suo gesto viene visto come legittima difesa. Ma da quel momento vive in attesa di essere ucciso da chi sicuramente vorrà vendicarsi di quanto accaduto a Eduardo. Mantiene però una facciata di uomo sicuro di sé che non ha paura di morire. «Sai che ti dico? Se Dio ha già deciso, succederà», lo sentono dire più volte. Arriva un invito a esibirsi nello stato dove è nato, Sinaloa, dove lo pagheranno $20.000. Lui accetta, nonostante il parere contrario di moglie e amici. La data è il 16 maggio 1992. Il luogo, un locale chiamato Salon Bougainvilleas, nella città di La Presita. A metà del concerto, un uomo tra il pubblico gli allunga un biglietto. Sebbene sia andato perso, si presume che vi fosse scritta una chiara minaccia di morte, forse da parte del cartello della droga. Cialino si guarda intorno, si asciuga il sudore e poi riprende a cantare. Probabilmente a quel punto i suoi futuri assassini sono in qualche punto della sala, in attesa che finisca il concerto. Quando termina l'esibizione, Cialino e alcuni amici salgono in macchina diretti al locale La Arata's House, dove rimangono fino all'alba. Sulla via del ritorno, la loro auto viene fermata da un gruppo di uomini armati, tra cui anche dei poliziotti. A Cialino viene ordinato di salire a bordo dell'auto dei poliziotti con la scusa di un controllo sulla sua identità. Gli amici di Cialino sono sospettosi, ma anche intimoriti dal modo di fare minaccioso degli uomini armati che ordinano loro di andarsene. Così fanno,
malgrado la quasi certezza che quelli in divisa non siano veri poliziotti. Per Cialino è cominciato il conto alla rovescia verso la morte. Poche ore dopo, il suo corpo viene trovato al lato di una strada. Ha gli occhi bendati e le mani legate dietro la schiena. Lo hanno ucciso con due proiettili alla nuca. La polizia indaga a quel tanto che basta concludere che si è trattato di un omicidio senza movente e senza sospettati. Le teorie nate in seguito al delitto sono tante. Forse Cialino aveva scatenato la gelosia di un noto criminale della zona intrecciando una relazione con sua moglie. Forse i parenti di Eduardo Gallegos si erano decisi a vendicarsi di quanto accaduto a Coachella. Forse le sue canzoni avevano infastidito alcune figure di spicco del cartello della droga che lo vedevano come, tra virgolette, uno che parlava troppo tramite i suoi testi. Non sapremo mai veramente perché fu ucciso. Ciò che invece sappiamo è che alla sua morte è seguita anni dopo anche quella del figlio, Aidan. Prima della tragica fine, il ragazzo segue le orme paterne e diventa anch'egli un cantante di narcocorrido, esibendosi per la prima volta a 19 anni al Kodak Theater di Los Angeles, l'artista più giovane a salire sul palco in quel periodo. Durante il concerto canta anche canzoni del padre, mentre immagini di Cialino appaiono su un grande schermo alle sue spalle. Due settimane dopo muore in un incidente d'auto, per alcuni sospetto, in Messico. Secondo la ricostruzione della polizia, Aidan ha perso il controllo del mezzo dopo lo scoppio di uno pneumatico ed è finito fuori strada. Non indossava la cintura di sicurezza ed è morto per gravi lesioni alla testa. Come detto, per molti resta un incidente sospetto, vista la morte violenta del padre e l'ipotetico desiderio di chi odiava Cialino di eliminare anche suo figlio. Qui finisce una storia che mi ha molto colpita. A differenza di tutte le altre che mi vengono offerte dalla rete o suggerite da voi, questa mi è capitata sotto gli occhi in un reel di Instagram che mostrava Cialino mentre leggeva il biglietto, con una breve didascalia in sovrimpressione che ne illustrava il contesto. L'ho guardato un po' di volte, stupita dall'incredibile sangue freddo di quell'uomo che riprendeva a cantare dopo aver letto nero su bianco la sua sentenza di morte. Sapeva che dopo il concerto lo avrebbero ucciso. Lo sapeva e ha continuato la sua performance fino alla fine, come faceva sempre, perché era una persona che teneva fede ai suoi impegni, anche a costo, letteralmente, di morire. E questa era la storia che ho voluto raccontarvi oggi. Come sempre, grazie, grazie di cuore per aver guardato questo video. Alla prossima!